Vieni qui, bello mio, vieni qui. Guardate che carino. Zack, non crede che la Grazia possano vedere. Oh, scusatemi. Ecco, questo è il nostro cagnolino. È molto gentile e ama disegnare. Bella ragazza, piace. Tutti vogliono avere un cagnolino del genere. Siete pronti? Allora cominciate. È ora di disegnare. Ragazzi, affrettatevi a prendere il pennarello e disegnare il miglior ritratto del piccolo Buddy. Ma cosa c'è che non va? Allora, Kate, vedo che sei tutta agitata. E cosa dipingerai? Ok, inizierò disegnando la sagoma, così. Bene. Ok, è un cane speciale. Forte, ma sarà colorato. Certo che lo sarà. Non posso fare a meno di dipingere la sua bellissima colorazione del manto. È bello come me. Quindi io vincerò questo cagnolino. Oh, ciao Mandy, ma come va il lavoro? Confesso, non sono molto brava a disegnare e ho deciso di guardare come disegna Kate. Ma non ho capito molto. Penso che sia importante disegnare il muso, le orecchie, il naso e degli occhi. Ma manca qualcosa. Ho bisogno di un'altra foglia. Ok, Emma non fa proprio nulla, allora lo prendo. Emma, stai dormendo? Si hanno appena tolto il foglio. Come farai a disegnare il piccolino? Oh? Cosa? Abbiamo già cominciato? Ok, ecco il quaderno. Sì, ho tanti fogli a quadretti, ma posso disegnare il cagnolino. È ancora più comodo così. Tutto quello che devo fare è disegnare così dei quadratini. È un cagnolino molto bello e sì, lo colorerò per bene. E sì, è un cagnolino molto speciale. Mandy, cosa stai ritagliando? Non capisco. Una faccia? Sì! Non voglio spendere il tempo e colorare tutto quanto, quindi soffierò la vernice. Mi serve il pennarello per disegnare. Sì, che bello, sarà l'arcobaleno. Mi piace troppo. Ma non è bello? Sì, non capisco, però è troppo colorato. Cosa? Ah, no. Oh, a quanto pare ho esagerato. No, non mi piace. Mandy, non essere triste. Sei un artista e così lo vedi. Il tempo sta per scadere. Presto, artista Zack. Accetta il lavoro. Ragazze, fatemi vedere. Zack, guarda il lavoro di Emma. Ha fatto il suo meglio. Cosa? Questo tu lo chiami... Sì, impegnarsi? No. Ok. Cosa ne pensi del lavoro di Mindy? Perché fai questo? No. E forse il lavoro di Kate ti piacerà? Sì, 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 è quello che volevo. Kate, prendi il piccolino. Io? Mamma, sì, avrò un cane, avrò un nuovo amico! Evviva Kate, hai vinto il primo turno. Meriti il piccolino. Penso che sarà felice con la sua nuova... Sì, con la sua nuova padrona. Aspetta un attimo, mi ero quasi dimenticata. Devo regalare a lui questa arcobalena. Che ne pensi? A lui piace. Scodinzola. L'osso è bello proprio come tu, mio dolce ragazzo. Che carino che è però. Ok ragazzi, ho un nuovo incarico. Volete sapere cosa c'è dentro? Ed ecco il vostro nuovo compito. Disegnatelo per me. Che bello. È una nuova confezione. Ragazze, vi piace? Le regole sono sempre le stesse. Questa enorme confezione Skittle sarà chi disegnerà meglio. Allora è il tempo partito. Dai ragazze, su, prendete subito i vostri colori. Devo capire i parametri esatti di questa confezione e di dipingere i migliori Skittles. Cominciamo con la forma, ok? Sì, rettangolo senza dimenticare la parte importante, l'arcobalena. Ok, Mandy continua a lavorare. Emma, come va? Vado benissimo. Non dubito di me stessa. Le caramelle saranno mie. Ecco, guarda. Emma, dovresti guardarti un po' intorno. Non... Guarda cosa... Mandy, stai calma. Non è successo nulla di terribile. Sistemerai tutto. Mi dispiace. Oh, Mandy ha deciso di rovinare i disegni di Emma per ricambiare. Ragazze, forse non dovete. Ho un'idea. Grazie a Mandy per aver... sì, migliorato il mio disegno. Dipingerò queste bolle rosse con dentro scritto Skittles. Sono creativa. Ma cosa stai facendo là? Meno male che nessuno mi ha interrotta. Così posso finire in pace il mio disegno. Sì, ma... Oh. Ok, Kate, vabbè, aspetta, non hai calcolato bene. Bene, vabbè, decisione interessante, insolita. Vorrei solo una caramella. Oh, il tempo è scaduto.
mostratemi i vostri lavori, i miei giovani geni. Ragazze, forza, avete finito? Iniziamo con Kate. Che ne pensi, Zach? Non è fantastico? Ma cosa? Ma la scritta dov'è? Allora, quello di Mandy? Estrazione? Questo no, non lo voglio neanche commentare. Allora, ecco il lavoro di Emma. Ti piace? O no? Oh, ti piace? Sì, questa è una bella cosa. Evviva, Emma! Hai vinto! Tanti Skittles! L'artista Zach te lo darà adesso. Dove sono finiti i miei Skittles? Oh, oh! Ecco! Ti piace? Vuoi mangiare tutto? Sì, ma fatemi uscire però! Ed ecco che arriva la parte più bella! Sì, gli Skittles, dai su! Ragazze, mangiate le caramelle? Sì, sono buonissime dappertutto, eh? Bene! Cosa c'è questa volta? Cosa? Giraffa, coccodrillo, mamma, pistole, non sparate, vabbè. Non voglio farlo, dai, sono delle bolle di sapone, ma quanto è figo! Che sorprese! Le ragazze dovranno disegnare questo proprio così. Il tempo sta per scadere e allora ragazze cominciate. Ragazze, iniziate subito, ok? Ho già deciso su come disegnarlo? Sembra complicato. Io ho pensato a tutto, okay. E ora disegnerò velocemente. Comincerò così, disegnando cosa? Non mi dimentico dei dettagli, ebbene. Così, faccio attenzione. Io so che lo vincerò e sarà mia. Sì, davvero. Sta venendo fuori qualcosa di bello. Mandy, è vero che la sfida ti fa bene? Cosa stai facendo? Potresti fare un po' di attenzione? Mandy, svizzera! Sarà venuto il mio disegno! Oh oh, sembra che Emma si è arrabbiata. Non ho rovinato nulla! Dai, aggiungi così e il gioco è fatto, è perfetto! Cosa? Hai rovinato il mio disegno! Oh oh, sembra che ci sia qualcosa. Ragazzi, nascondetevi! Emma è furiosa! Cosa vuoi fare con il pedale? Ecco fatto, adesso posso stare tranquilla! Nessuno rovinerà il mio disegno! E adesso ne faccio uno nuovo! Così! Disegno? Guarda il mio! È l'originale! E il tuo è una parodia, Kate! Non pensarci neanche! Io ho comunque vinto! Due pistole? Ok, guarda! E adesso? Ne ho due! Che ne pensi? Oh oh! Kate sembra aver superato Mandy! Oh, ok! Signorine! Signorine, il tempo sta per scadere! Ma non hai avuto molto tempo! Vabbè, chiamiamolo minimalismo! Cosa? No! Cosa ne pensi del lavoro di Mandy? Due pistole intere! Beh, una cosa... No, Mandy impegnisi di più! Ed ecco l'ultimo lavoro di Kate! Cosa ne pensi? Wow, questa è tutt'altra cosa! È un lavoro perfetto, semplicemente stupendo! Kate, sei fantastica! Si merita assolutamente... Sì, questo regalo! Che bello! Adesso puoi fare tante bolle! È uno spettacolo, vero? Sì! Divertiamoci! Zach, sei tu da piccola? Giocavi a calcio? Arte? Eh? Oh, siete già qui! Oh, vabbè, non questo! Dovete disegnare un pallone! Siete in grado di farlo? Penso di sì! Quindi da questo momento faccio partire l'orologio e andiamo. Ragazzi, il compito è sempre facile. Vabbè, devo pensare. Ah, giusto. Disegnerò un cerchio. Beh, visto che è una palla. E così disegno tanti esagoni. No, la mia mazzita. Beh, no, come faccio a disegnare senza il nero? Anche se... un rossetto nero. Ok. Penso che andrà benissimo. Così. Wow, ok. Ma usi un rossetto nero? Perché l'hai messo sulle labbra? È interessante. Hai deciso di dipingere il quadro a baci? Vabbè. Sei pronta anche tu, Mandy? Che cos'è? Una graffetta a forma di cuore? Sì, voglio fare un cerchio perfetto. Visto che è una palla. Ok, questo mi aiuta. Voglio essere la più precisa. Quindi uso il righello per disegnare esagoni perfetti. Sarà così preciso che nessuno noterà la differenza con l'originale. Ok. Emma, come stai?
non sempre entusiasta. Beh, non vale proprio un pallone da calcio, quindi vabbè, lo disegno così, non sembrerà bello. Ok, fatto. Wow, è il disegno più veloce che hai fatto oggi. Stai andando alla grande. Ok, l'ultimo granello di sabbia è caduto, il che significa che il tempo è scaduto. Ragazze, fatemi vedere il lavoro. Cosa ne pensi? Quello di Emma? No, non ci hai provato, no, no. Allora, forse il lavoro di Kate si sorprenderà. Un disegno, vabbè, ma cosa? No. Cosa ne pensi del disegno di Venti? Lo sta facendo chiaramente bene. È ideale, la palla perfetta, il miglior lavoro di oggi, sono orgogliosa. Evviva Venti, hai vinto, che brava che sei, sbrigati a prendere il tuo premio. Riesci a prenderlo? Certo! Cosa? È una torta? Ma come può essere? Ma quindi il mio premio è rovinato? Ma comunque... è buona! Artista Zack non mi aveva avvertito che la palla sarebbe stata commestibile, ma alle ragazze piace. Grazie. Ma cosa facendo siete bambini? Ecco, guardate chi dovete disegnare. Sì, lo so, è molto carino. Vedo che volete vincere. E allora? Sarà più difficile. Ecco, prendete. Cosa? Ma a me piace. Sono così piccole. Ah? Il tempo è partito. Cominciate. Che bello. Non ho mai disegnato con le mani così piccole. Ok, pian pianino. E adesso? Ancora un po'. Ok. Baffi sono pronti. Ancora un po'. Ancora un po'. Ah? Scusa, Andy. Non volevo. Dai, su, è super colore, dai, basta. Dai, adesso ne prendi. Ma pensi che non te darò con le mani piccole? Sono come dei piccoli bambini, dai. E io disegno. Però non riesco a prendere. E cosa devo fare? Sì, lo so. Per le mani piccole mi saranno dei pennelli piccoli. Così va meglio. Ok, l'ho presa con i denti. Ah, no. Sono stanco. Aspettate. Ok, disegno non con i pennelli, ma con queste manine piccoline. Ok, metto i colori e distribuisco. Sono un genio. Genio? Ma cosa segnando? Ma che terrore. Vabbè, chi è il gattino più carino? Ok, il tempo è scaduto. Ragazze, fate vedere cosa avete fatto. Jess. Vabbè, a dir il vero, non è un granché. Andy, tu cos'hai? E io, un'opera moderna. Vabbè, non capisco nulla. No, non è un granché. Vabbè, speriamo che tu abbia fatto qualcosa, Lucy. Cos'è questa puntina? Un attimo. Oh, è un disegno molto piccolo. Così piccolo come il gattino. E carino come il gattino. Congratulazioni. È un lavoro. Sì, un ottimo lavoro. Scusa, gattino. Dai, questa è la tua nuova padrona. E vai, io ho vinto. Che carino che sei. No, non ti darò nessuno, sei mio. Cosa non me lo darai? E io ho qualcosa per lui. Ecco, adesso giocherà con me. Gli piace? Sì, gli piace. Che carino che sei. Sei adorabile. Ecco, guarda Lucy. Vuole fare amicizia con me. Ci sta bene, Avida. Ma no, sono triste. Ok. Cosa ho nelle tasche? La ciunga. È ora di assaggiarla. Buona. Ecco, guardate che bolla posso fare. Ecco, ne ho tantissime qui. E ora dai, su, disegnate. Cosa? Incredibile. Vabbè, sarà mio. E adesso vi farò vedere. Ok, e io con cosa sorprenderò? Io ho un'idea. Mi servirà un elastico. E poi i pennarelli. Così li allaccio tutti quanti. E adesso ho un pennarello gigantesco multicolore.
così velocemente posso disegnare tantissime ciunghe. E adesso ne prendo una e faccio il cerchio. Ottimo. E io non so da dove partire. Wow! Questa sì che è un disegno. Ma come disegni bene? Vabbè, è divertente. Jess, ma non hai nulla. E vabbè. Ok, ti farò vedere io. Io ho il profumo qui. E mi servirà. Che profumino. Vabbè, mi dispiace se qualcuno... Ah sì, ti metterà il suo disegno. L'ho appena fatto. Cosa fai? Hai rovinato il mio disegno. Oh no, non questo. E adesso c'è un buco. Basta. Adesso distruggerò il tuo disegno. Sì. Vabbè, non è male. Ok, adesso metto qua. Aggiungo del blu. E fatto. Il mio disegno è fatto. Ok, il tempo sta per scadere. Ok, fate vedere cosa avete fatto. Dai, su, le mani sul tavolo. Jess, vai per prima. Non è male. Però assomiglia a me. Però non assomiglia a quella che c'è. Andy, ma cos'è questo errore? Ma non ti vergogni? Adesso guardate il mio disegno. Ah, sì, vedi che ti sei impegnata. Ok, complimenti, hai vinto di nuovo. Ragazzi, dai su, lei ha vinto sul serio. Ecco, è tuo. Wow, quante ciunghe che ce ne sono. La monetina. Ma io non ne ho. E cosa devo fare? Dai, che ridere. E io ne ho tantissime. Quindi diventa mio. Ok, è ora di provare. Ecco, prendi, buon appetito. Wow. Così ciunghe per una monetina, che bello. E adesso vi farò una bolla gigantesca. Attenzione, sarà gigantesca. Mangia la mia ciunga, prendi. Cosa hai fatto? No, ero così... È così appiccicosa, come posso toglierla? Vabbè, fa ridere. Guarda come posso fare. Io ho i baffi con la matita. Wow. Chi è là? Ma è come un supereroe. Può volare. Wow. E questo è il vostro premio. Lo volete? Sarete come degli supereroi. Quindi sbrigatevi. Dai ragazzi, il tempo è partito. Dai, cominciate. Io vorrei volare. L'ho sempre voluto. Una libertà. Ehi, Jess. Dai, su, cosa stai pensando? Dai, su, alzi. Dai, su, disegna. Sì, sì, sono qui, sto disegnando. Con due mani. Oh, no. Le matite si sono rotte. Oh, no, sono sfortunata. L'importante è non abbattersi. Ho ancora delle matite. Per il mio sogno posso far di tutto. Ecco, farò di tutto. E non ridete. Vabbè, non potrai vincere. Io disegnerò... Sì, il disegno più bello, perché sono il fan maggiore. Ah, sì. È identico. È bello, vero? Sì. Ho un'idea bellissima. Prendo la mia foto e sì, e attacco qui la mia faccia. Che piccola. E adesso lo attacco qui. Sì, bene, così, così è più figo. Ragazzi, guardate. Lo sapevate che io fosse un superuomo. Io ho cominciato da questo perché è interessante. Vabbè, è identico. No,
c'è poco tempo. Devo sbrigarmi, devo disegnare tutto quanto. Ecco, sì, le mani, ecco. Vabbè, non male però. Vabbè, io penso di vincere. Ragazzi, il vostro tempo è scaduto. Ecco, fatemi vedere cosa avete fatto. Cosa? Dice? Lucy, questa volta... Ma che terrore. Beh, il Change Engine non è male. Sì, molto creativo. Vediamo il disegno di Jess. Vabbè, cosa posso dire? È bello. Però i colori sono sbagliati. Non so che dire. Vabbè, so cosa dire. Vince Andy e vai. Sì, è mio. Adesso lo metto. Sì. Sì. È identico. Dai, io vado via. Ciao, Prudenti. Wow. Sì, che potere. Cado. Sì, il primo volo è andato male. Ok, dai, su. Basta! Ah, sì. Che bello, che profumino. Questa è una torta. Guardate che bella. Sì, e penso che sia molto buona, guardate. Cosa? Sì. Adesso lo proverò. Ma il tempo è partito. Io adoro le torte. Per cui devo vincere. Parto dal blu. Sì. Vabbè, non mi piace. Ma io ho degli stampi con... Mi si rende, stanno bene. Ne faccio tanti. Mi piacciono così tanti. Ancora. E ancora. E ancora, che bello. Vabbè, stai esagerando. Vabbè, meglio per me. Devo vincere questa sfida. Vabbè, la pasta è pronta, però non è un granché. So come rimediare. Mi serviranno questi brillantini. Adesso è completamente un'altra cosa. E Andy, cosa? Cosa? Ma come fai a disegnare così bene? La mia torta è nulla in confronto. Ok. Allora, il piano B. Mi serviranno i brillantini. Però non per disegnare. Ne metto qui e soffio. Adesso qualcuno storcerà. No, il mio disegno. Ma perché l'hai fatto? Ma penso che sia divertente. Ragazzi, basta. Il tempo è scaduto. Fatemi vedere i vostri disegni. Oh, Jess. È così luminoso, mi piace. Andy, tu cos'hai? Dai, su, fai vedere. Cosa hai versato il colore sul disegno? O cos'è? L'hai voluto far così? Vabbè, comunque, no. Lucy, sei con noi? Ecco, guardate. Hai esagerato con le sirenette. Vabbè, sì, non so che scegliere. Però... Vinci, Josh! Sì! Sapevo di vincere! Ok. Mi dispiace, però ecco a te. Wow! Che bella che è questa torta! Voglio provarla! Buona! Sì, anche le stelle sono buonissime! Mi dispiace, ragazzi! No, a cosa le dispiace? E adesso le faremo vedere. Scusa, qualcuno è finito nella torta. Vabbè, dai, su, fa ancora più ridere. No, mi sta attaccando, Come ti sei permessa di lanciare la torta? Vabbè, è tutto colpa di Angie. Dai, leggiamo una lezione. Prendi! Dai, amico, ti piace? Cos'è stato? Vabbè, è buono. Cosa faremo?
Potrete partecipare alla mia sfida e vincere un enorme sacco di dolci. Vale la pena di lottare per questo. Chi fa il disegno più bello se lo aggiudica? Oh, questo dolcetto è così buono. Guardate com'è luminoso. Ok. Forza. Cominciate, non c'è tempo da perdere. A proposito, andate. Ha ragione, dovremmo muoverci più velocemente. Disegnare dolci a questo colore non è affatto difficile. Credo che ci riuscirò rapidamente. Inizierò con il rosso. Ok, farò la confezione. Ed è la cosa più importante. Tutto il resto sono dettagli che possono essere aggiunti in seguito. Sono piuttosto brava. Ma non ho dubitato di me stessa. Ok, disegnare un rettangolo rosso è molto semplice. E ora è il momento della piccola cosa. Ok, ma ok, ci sono riuscita. Il colore arancione è proprio quello giusto. Si sposa perfettamente con il rosso. Dobbiamo sbrigarci, non posso perdere. Queste caramelle le devo vincere. Ecco, dai, ho fatto le basi e devo aggiungere comunque i tagli. Oh, che bellezza. Non voglio vantarmi, ma ho le mani d'oro. Sono una vera artista. Credo. Oh, che ho rovesciato qualcosa. Oh no, Quentin! Guarda cosa hai fatto! Scusa, è uscito per caso, credimi. Non credo proprio! Ecco, volevi eliminare solamente un concorrente. E adesso non vincerai neanche tu! Oh, che tristezza! Wow, sembra che io sappia chi riceverà le caramelle. Sì, la risposta è ovvia. I vostri disegni sono così orribili. Oh, non salterai alle conclusioni. Tutto può cambiare in un attimo. Il tuo disegno ora è mio. Come vola il tempo. È il momento di mostrare i vostri lavori. Sì, certo, siamo pronti. Cos'è questo? Non è il mio disegno. Oh, mi dispiace, Jess. È un vero peccato. Anche quello di Lucy. Dai, ragazzi, ma cosa avete fatto? Ovviamente il disegno migliore è il mio! Non si può discutere, Quentin! Ma ciò significa che ho vinto io! Fantastico! Sapevo che il premio sarebbe andato a me! Queste caramelle sono tua dita! Sembra che il carico sia rivelato troppo pesante! Non c'è nulla da ridere! Guardate quante caramelle! Grazie per il regalo! Ma non è per voi! Cosa ci aspetta? Cosa? È un Oggy Woggy. Esatto, hai ragione. Aspetta un attimo. Non credo che sia reale. Ce l'ho fatta a me la pena. Non mi ero resa conto che fosse così pesante. È il vostro nuovo premio. Sembra molto naturale, non è vero? Ma non temete, è solo un po' pazzo a grandezza naturale. Vedete, ve l'avevo detto. E voi cosa eravate là in panico? Dai ragazze, il tempo sta per scadere. Dai, devo cominciare. Non riesco a aprire gli occhi. Prendiamo la vestita blu. Questo è il colore che mi serve per prima. Inizierò con la testa e poi mi occuperò del busto. L'aspetto, dai, non è male. Non riesco a capire cosa sia. Cosa devo aggiungere? Ah, giusto! Dobbiamo aggiungere gli occhi e la bocca. Senza di essi, Huggy Wuggy non sembra più se stesso. Ecco, appunto, questo continua a diventare sempre più bello. Rimane solamente la bocca. Fantastico, sono vicino alla vittoria. Ragazzi, non provatemi a battermi. So cosa mi serve per la sfida finale. Denti affilati. Proverò a ritagliare nella carta. Così sembreranno più reali. Disegnerò una sagoma e prenderò delle forbici. Tutto qui. La maggior parte del lavoro è già stato fatto. Bisogna dare una spinta in più. E poi incollerò i denti finiti al mio disegno. Bene. Ora ho un set completo. Il risultato è terribile, ma va bene così. Ok, devo fissare i denti con la colla per tenerli in posizione. Ottimo, sta andando anche meglio di quanto mi aspettasse. Questo Huggy è così formidabile, proprio come quello vero. Ora sua bocca è piena di denti aguzzi. Ok, mancano le labbra ed ecco fatto. Oh, riesci a vedere lunghissima, è splendida. Sì, grazie ragazzi, ho messo tutta l'anima nel mio disegno. Anch'io devo fare del meglio. Ah, non devo arrendermi. I miei segreti che mi aiuteranno a vincere. Per creare le labbra rosse uso il mio rossetto preferito. Ok, fatta. Basta baciare poi la carta per lasciare un'impronta. Così. Fantastico. Mi piace come è venuto fuori. Si vede subito che sono un buon baciatore. Ora aggiungo i capelli ed ecco fatto il disegno, è finito. Anche gli occhi.
Una matita viola va bene per loro. Il mio Huggy Wuggy è così bello. Non c'è nessun altro come lui. Dai un'occhiata. Oh, che è successo? Le tue labbra? Oh, qualcuno si è morsa? No, che sciocco! Sono un rossetto, se vuoi ti bacio! No, grazie, evito. Inoltre, non ho tempo per distrarmi. Ok, devo finire il mio segno. Aspettate. No, non questo. La matita si è rotta. Come faccio a continuare a disegnare? Ci deve essere un modo. Credo di saper cosa fare. Ho bisogno delle forbici. Posso usarle per accorciare così la matita direttamente sul foglio. Ok, sarà fantastico. Non sono certa se tutto va secondo i piani. Spero che nulla mi disca di finire. È ora di usare un asciugacapelle. Non serve solamente per lo stagno, ma per fondere così le matite. Così si distribuisce per bene. Guardate cosa fate. Wow, sembra insolito, è molto bello. È ora di finire gli esperimenti. Così presto. Peccato, ci stavo giusto prendendo gusto. Il mio Huggy Wuggy è pronto. Sembra un po' triste. Guardate il mio disegno, è molto più divertente. Direi che è ridicolo. Il mio Huggy ti piacerà. Non riesco a distinguere da quello vero. Stai andando alla grande, Jess. Quindi la bambola, la grande Cinderella, è mia. E la vita è ingiusta. E adesso già qui. Cosa dovrei fare dopo? Non riesco a muoverlo. Ma che diavolo è questo? No! Gli Huggy reale, aiuto! È tornato in vita, che terribile cosa. È esilarante, li hai spaventati tutti, mi dispiace, ma devo andare anch'io. Sta diventando noioso, che dobbiamo fare? Buongiorno ragazzi, ecco il vostro premio. Che scarpe bellissime! Vabbè, sul serio. Dovrete fare conti con lui. Comunque le regole sono uguali per tutti. Ok, disegnerò un po' di sciocchezze. Queste scarpe devono andare a me. Li desidero da molto tempo. Beh, per ora il disegno non sta funzionando bene. Però devo inventarmi qualcosa. Ho un'idea. Userò le mie scarpe. Le metto su un foglio, carte. E così, sì, il ridisegno non è affatto difficile. E ora un'altra scarpa. Sì, sono fatta. Non resta che dipingere. Come sono intelligente. Non tutti ci hanno pensato. Oh, non male, Jess, non male. Non ti preoccupare. Non mi servirà la tua perdita. Comunque non voglio vincere. Farò un semplice disegno tutto qui. Jess può vincere. Devo fare qualcosa. Ecco perché ho un piano geniale. Sono sicura che non so altro farà una cosa del genere. Userò dei veri brillantini. Li incollerò correttamente e sporcerò sopra. Dovrebbe essere molto bello. Bene. Ecco. Ok, ho fatto la base e adesso basta incollare. L'importante è non risparmiare brillantine. Posso comunque sbarazzarmi dell'eccesso. E ora guardate, ce l'ho fatta. Brava Lucy. Il tempo è scaduto, aspetto i vostri disegni. Bene, il mio è completamente finito. Ecco, date un'occhiata. Non male, ma le scarpe sono d'oro. Vediamo cos'altro abbiamo. Vabbè, aspetterò. Quentin, che diavolo è? Questo sembra una macchina, non una scarpa. E cosa stavi pensando quando l'hai disegnato? Ok, non voglio nemmeno indagare. Peccato che non le sia piaciuto. Il mio disegno le piacerà di sicuro. È fantastico. Guardate quanto è lucente. Grazie mille, ho sognato di vincere. Wow, queste scarpe sono mie, sono bellissime. Non vedo l'ora di provarle. Vorrei poterle provare. Spero che sia nella mia taglia. Scopriamo subito. Vediamo. Finora sta andando bene. Però non credo che funzioni. Devo spingere. Devo solo entrarci dentro. No. Ho strappato le mie scarpe nuove. Mi dispiace. Che piedi enormi che hai. Ma cosa stai facendo? Penso che la colla e i brillantini sistemeranno tutto. Proviamo. Ok, così nessuno noterà la falsificazione. È geniale, mi ha salvato. Credo che le mie scarpe siano di nuovo intatte. E vai.